Dunque, io per dare legittimità al fatto di trovarmi io qui a parlare e voi lì a ascoltare, vi informo subito che ritengo che tutto quello che vi dirò lo sapete già, o lo vedete già, ma alcuni di voi sono costretti a vederlo al di là di un vetro, reso opaco da tutta una serie di esperienze non volute ma subite. Io non sono né un inventore né uno scopritore, sono semplicemente un caso non previsto dal rigoroso esercizio del potere che sottomette e, fra virgolette, governa il mondo. Caso imprevisto perché sono un orfano bianco, in quanto ho avuto genitori ma non li vedevo mai. La guerra mi ha regalato due consapevolezze. Una, che gli adulti dalla mia infanzia li ho sempre visti così, sinceri nell'obbligo quotidiano alla menzogna. Il secondo punto è che gli aerei degli inglesi e degli americani hanno distrutto tutte le scuole della mia città e io ho avuto questa fortuna straordinaria di non andare a scuola. Cioè non sono andato a scuola fino a 13 anni. Detto questo, vi cito subito la mia piccola prima scoperta e la mia piccola seconda invenzione. La scoperta è questa, io ho scoperto che l'essere umano, cioè ognuno di noi, è sicuramente il massimo capolavoro che la natura ha prodotto in decine di milioni di anni. Senza il minimo dubbio potrei immediatamente addurre ciò che è stato detto fin qui, con i relatori che mi hanno preceduto, come prova che è un assoluto capolavoro. Ma non credo che ce ne sia bisogno. Ce n'è stato bisogno però per l'UNESCO e le Nazioni Unite quando io ho avviato questo piccolo gioco, ho chiesto ufficialmente che l'essere umano venisse proclamato patrimonio dell'umanità. A questo punto l'imbarazzo delle istituzioni è stato momentaneamente coperto con un modulo che mi è stato spedito dove io dovevo dimostrare l'effettivo valore dell'essere umano. E dopo 3 anni di curiosi balletti burocratici mi è arrivata una lettera ufficiale nella quale si diceva: abbiamo ricevuto la sua domanda, eccetera, eccetera. Purtroppo la dobbiamo informare che il soggetto da lei descritto, cioè l'essere umano, cioè noi, non esiste nelle nostre liste. UNESCO e Nazioni Unite. Io, poiché ritengo che la gentilezza sia la massima energia che c'è nell'universo, più ancora dell'energia nucleare sicuramente, ho risposto dicendo: vi ringrazio molto, pur trovando inspiegabile che abbiate impiegato 3 anni a rispondermi, però vi ringrazio. Volevo informarvi che era facile per me prevedere che l'essere umano non fosse nelle vostre liste, ed è appunto per questo che io vorrei domandarvi come si fa a mettercelo. E adesso sto aspettando, penso non i prossimi 3 anni, ma sto aspettando. E siccome in un dialogo fra un 17enne e un 99enne che ho descritto in un mio romanzo,
si inizia così, il 17enne dice: come sei giovane tu che sei tanto vecchio. Il 93enne dice: non c'è giovane, non c'è vecchio, abbiamo tutti la stessa età, l'età dell'attesa. E il giovane dice: se nel cuore ho la disperazione? Allora devi essere contento, vuol dire che il tuo Dio ti sta mettendo alla prova. E il giovane dice: ma se non ho nessun Dio? Allora siediti e guarda a lungo in te stesso, finché vedrai apparire i volti delle persone che hai saputo amare. Sono loro i guardiani delle tue speranze, è in loro che devi credere. Ecco, questo. Allora io aspetto, nel contesto che siamo tutti figli del tempo dell'attesa, stiamo aspettando. Vorrei far partire un attimo questo personaggio, che è una delle prove che non ho mandato alle Nazioni Unite UNESCO della stupenda straordinarietà dell'essere umano. Facciamo partire un attimo, si chiama Frank. I tuoi amici dicono che ti sei fidanzato. Cioè, non ho avuto proprio un rapporto sessuale. Lui ha detto: non ho avuto proprio un rapporto sessuale. Da toccarsi e baciarsi. Cioè? No. Quella mia amica lì. Ecco, togli il, fallo tacere, ma lascialo andare. Ecco, io adesso vorrei fare un piccolo dono di 30 secondi di silenzio, dove io non parlo e voi non ascoltate, ma immaginate, sul fatto che in questo pianeta ogni giorno muoiono 35.000 bambini di fame, non di malattie. La fame è una delle malattie più immediatamente risolvibili, basta che uno mangi e guarisce. Mezzo minuto, non di più. Credo che sia già tantissimo. Allora io faccio il tacco. Siamo dentro la combina. Dopo finita la registrazione te lo farò vedere. Lo vedremo. Allora abbiamo cominciato a baciarsi. No. Baciarsi. Abbiamo cominciato a toccarci. Però vediamo da bene. Dopo abbiamo finito, quindi questo sarebbe stato bello. Beh, è lungo, mezzo minuto, che si è finito adesso. Apri un po', dagli voce. Allora abbiamo cominciato a baciarsi, no? Baciarsi, abbiamo cominciato a toccarci e provavamo del bene. Dopo abbiamo finito e io gli ho chiesto se era stato bello e lei mi aveva detto che non aveva mai provato una cosa simile, no? Giusto? Giusto? Allora gli ho detto che sono molto felice, lei anche lei. Dopo siamo andati lì e abbiamo giocato continuamente, però eravamo più felici, cioè eravamo più contenti, giocavamo più bene. Poi una volta ferma, basta, puoi partire con l'altra cosa. Lui narrava, e non l'abbiamo sentito perché se fosse stato uno dei 35.000 sarebbe morto, quindi non avrebbe neanche cominciato. Narra questo rapporto sessuale con una bambina, dicendo che si sono baciati e toccati a lungo, poi dicono: poi abbiamo finito ed eravamo molto contenti perché avevamo provato piacere e siamo tornati a giocare, e però giocavamo meglio. E poi questo stupendo esemplare alla fine parla della scuola. Lo trovate tanto su YouTube, basta cliccare D'amore si vive e appare questo straordinario portento. Cosa succede? Io
ho inventato la Kirghizia, che è un paese dove nessuno lavora più di 3 ore al giorno, dove a 18 anni viene regalata una casa a ognuno, dove i politici fanno del volontariato e non vengono pagati, dove chi desidera fare l'amore, poiché il desiderio d'amore è una delle cose più straordinarie, strepitose che ci siano, sul pianeta attualmente non c'è, è bandito il desiderio d'amore, c'è il desiderio di procreatività, per cui il potere consente ai suoi servi di procreare, perché si moltiplica, ma saremmo una vera senza servi. Per servi intendo tutti coloro che consciamente o inconsciamente si adeguano a queste feroci norme del potere, che vogliono invece farli lavorare 9 ore al giorno. Pensate, era stato promesso dall'altare dell'ipocrisia che nel 2000 finalmente l'automazione avrebbe raggiunto il suo culmine e avrebbe, pensate, liberato l'uomo dal lavoro. Noi abbiamo superato il 2000, l'automazione effettivamente ha fatto il suo dovere, ha fatto il suo compito, ha effettivamente reso inutile il sacrificio di milioni di operai, di questi capolavori mutilati al punto da essere considerati operai, per cui ancora oggi se ne muoiono una 50 alla settimana, dice, vabbè, è un operaio. E allora questa ruolizzazione dell'essere umano, questa autentica galera dell'essere qualsiasi cosa meno ciò che si è, un presidente, un papa, un marito, una moglie, un cugino, un direttore, un attore, un professore, insomma, i ruoli sono infiniti per impedire agli esseri umani di scoprire la propria immensa preziosità. Quindi io vi voglio lasciare questa breve eredità. Non vi basterà il tempo intero della vostra vita per riuscire a capire davvero le dimensioni della vostra reale preziosità. Inoltre, voglio chiudere, mancano ancora, pensate, 4 minuti, voglio chiudere questa cosa con dicendovi il mio testamento, intitolato Il testamento del poeta. Lascio i miei versi e le mie parole a chi le leggerà, le mie carezze ai ladri e agli assassini, e le mie lacrime ad ogni donna sola. Lascio il mio sguardo a chi crede di aver visto. Lascio i miei sogni a chi non trova pace. E i miei sorrisi a una divinità in declino. A te, figlio mio, lascio il mio tempo, lo smisurato tempo di chi vive. Abbiamo ancora 2 minuti? Non è obbligatorio. Non è obbligatorio 15 minuti. Eh? Non è obbligatorio 15 minuti. Va bene così. Ah, va bene, va bene. Mi regala 2 minuti di quiete. Grazie, Silvano. Sì, sì, sì.